Salve a tutti, sono Mattia, per le amiche più intime Mattioschi, e sono qui quest'oggi per guardare e commentare assieme a voi il nono episodio della prima stagione di The Lady. Ma prima, come al solito, un breve recap dell'episodio precedente. E abbiamo visto Lona scassare le palle a tutti i suoi contatti chiamandoli al telefono per porre loro domande sull'amore, perché Lona sta scrivendo un libro sull'amore. Libro sull'amore che sarà tra le principali cause del naufragare dei suoi affari nella seconda stagione, cosa di cui si approfitterà la terribile Zora. E poi abbiamo scoperto che Anthony, il nipote di Lona, è un gay a sua insaputa, è un gay ingenuo e piano piano lo sta scoprendo, e magari vedremo se riuscirà ad accettare appieno la sua natura oppure la rifiuterà. Potremmo scoprirlo proprio in questo nono episodio, che è il penultimo della prima stagione. Attenzione, settimana prossima commenteremo il finale della prima rutilante stagione, ma adesso direi di procedere con quest'ultimo episodio, quindi massima risoluzione, e direi che possiamo cominciare tra 3, 2, 1, via! Oh, queste musiche latinoamericane, e devo dire che a me la musica latinoamericana sta veramente sul culo, però per The Lady posso fare un'eccezione, eh? In quale location ci troviamo? No, scusate, ma questa è una cover latinoamericana della canzone di Mina e Celentano, non mi ricordo come si chiamava. Però sì, quella lì dei due che parlano al telefono, non cambi mai, non cambi mai, quella lì. Scusate se vi ho assordato le orecchie, ma canto benissimo. Balliamo, danziamo come al solito, perché la Del Santo vuole introdurci alle sue puntate in questa atmosfera danzereccia, suggestiva. Belle queste fotografie a un macchinone random che passava di lì. E vabbè, direi che siamo pronti a cominciare, tutto è pronto. Siamo già immersi nell'atmosfera di The Lady. Vediamo dove siamo. Qua siamo veramente in Monza Brianza, cioè a giudicare da questo panorama suggestivo. C'è The Lady che prende il sole, ma il sole non c'è perché è tutto blu. È tutto blu per oscuri motivi. Però, complimenti al fisico. L'ho sempre messo su un piedistallo. Ho sfruttato la mia bellezza e lui è stato la chiave per raggiungere la ricchezza. Attenzione, quindi ha sfruttato il suo ex marito, lo dichiara palesemente. Per lungo tempo, ma ho sempre avuto una carta di credito illimitata. Come personaggio squallido, ragazzi, cioè. Io sto cominciando a tifare per Zora e i Black Angels, sappiatelo. Qualcosa mi dice forza cicale. La felicità durerà poco. Eh già, perché nella seconda stagione, per l'appunto, arriva la minaccia di Zora. Intanto siamo a Miami. E questo è Andrei, l'ho riconosciuto. Colui che poi consegnerà la chiave a The Lady, sempre nella seconda stagione. Attenzione, un portiere. Hey, do you have something for me? What's your name? Andre. Yes. Adoro questo inglese naturalissimo, proprio madrelingua. E Andre entra nella stanza, adesso c'è una bomba, un pacco bomba. Perché c'è questa musica, come al solito, di tensione un po' inutile, ma sono sicuro che in bagno c'è un morto. C'è qualcosa. No, non c'è una minchia. Molto, molto bene. Vabbè. Ma dobbiamo per forza vedere lui che si denuda, che osserva la camera. È tutto interessantissimo, per carità, però magari c'è una cosa che si chiama trama, che potrebbe anche avanzare. No, lui si stende sul letto ed è stremato, eh. Ma piove. È brutto tempo. Piove. Senti, Lona, posso farti una confidenza? Sì, ma secondo me tu ti fidi troppo delle persone. Si fida troppo. Vabbè. Ma cosa c'è di male? Si deve sempre essere diffidenti. Piuttosto la Del Santo si è fidata troppo delle tue capacità recitative. Certo, così a naso, Solo per pigrizia. Sì, è un'abitudine che molti hanno. Invece si potrebbe tranquillamente evitare. Oddio, che brava! Talento! Solo quando non si hanno altre alternative. Ma che messaggio lurido è? Vabbè, intanto c'è Andrei. Cosa fa? Si rigira nel letto. Attenzione, lo chiamano al telefono. Hanno tutti la suoneria uguale in The Lady, tra l'altro. Sì, no, se lo va a prendere nelle mutande il telefono. Pronto? Pronto. Dove sei? Sì, attenzione, scusate, Vito. 9 giorni che non dormivo. Sono crollato. Sei in ritardo.
Ma quindi lui fa il doppio gioco? Sì. Lavora per Vito e Deledi nello stesso tempo? Attenzione, eh! Trama sempre più complicata, mentre intanto arriva questa musica pop a trascinarci in questo colpo di scena che mi sta lasciando allibito e sconcertato. In pratica non si capisce un cazzo, non è che sia una cosa nuova, però ogni volta è bello ribadirla. Buongiorno, signora Luna. Salve, signor Calò. Ah, il signor Calò, quello della cifra abnorme di soldi. Dopo l'ultima riunione ho deciso che colpire basta non è sufficiente. Bisogna avere degli obiettivi. Pensare al dopo e non solo alla vendetta. Bisogna Quale percepire... vendetta? Nei confronti di chi? L'ammiro. Grazie. Ho dovuto L'ammiro. Diventare grande in fretta. Ci aggiorniamo più tardi. Vabbè, basta, già finita la riunione col signor Calò. Quale vendetta? Che vendetta deve fare Lona? Intanto, inquadrature... Quello lì va in giro così in costume. Inquadratura a caso di Miami. In teoria dovrebbe essere... la prospettiva di Andrei, ma sono palesemente scene prese a caso e montate con lo sputo. E vabbè, c'è un ciclista. Tutto molto interessante. Attraversa la strada. C'è ritmo in questa puntata. Ho già capito che sarà una puntata proprio dal ritmo trascinante, vorticoso, thriller, oserei dire. Una musica di sottofondo che non c'entra una minchia. Bella questa macchinetta, comunque. Cosa ci fa LeBron qua? LeBron. È venuto a rovinare i miei piani. Chi è LeBron? Voglio aspettare che la situazione si calmi. Sarà mica il giocatore di basket, è questo qua? È LeBron James, quello lì. Figa, ha avuto culo la del Santo a beccarlo, a riprenderlo. Non lo so perché non sono proprio esperto di basket. Fatemelo sapere nei commenti se è davvero LeBron James. Comunque il suo piano, il piano di Andrei, non può essere messo in atto. Non so quale piano... Attenzione, una fuga, un tentato stupro. Pure Van Simmons sulla mia strada. Chi? Capitano tutte a me. Van Simmons? Non so chi sia. Per l'appunto, nei commenti scatenatevi. E comunque niente, lui... E poi la polizia, e poi chi cavolo c'ha Miami? Ha preso la giornata di punta proprio. Pure la polizia. Wow, che recitazione squisita. Non è il momento giusto. Ti va male? Ti va male Andrei, ma sì, che poi non so cosa deve fare, deve vedersi con Vito, boh, non è chiaro. Sì, ma perché deve sfilare in casa Lona? Spiegatemelo. Sta palesemente sfilando con un'espressione... Attenzione il doppiatore! Mi fai una confidenza? Sì? Ma sì, perché no? Sei innamorata di Luca al 100%. Aia, sì, aia. Sono innamorata. Poverino, guardate il dolore nei suoi occhi, eh. Mi seguo l'amore, la voglio imprigionare. A volte sembri timorosa. A volte ho paura. No, a volte sembra una che parla a caso dicendo parole senza senso, però... Il desiderio mi distrugge. Dai, andiamo a sedersi sul divano, vieni. È sensibilissima. Lui, poverino, è in zona friendzone. È un po' il Jorah Mormont di The Lady. Lona, mi intrighi, sei così passionale. Dai. Sono mutante. È mutante, attenzione, Effettivamente lei che superpotere aveva nella scorsa puntata? Boh, comunque è praticamente un X-Men, l'abbiamo curato, l'abbiamo stabilito. Toris mi ha detto che l'autista ti sta aspettando. Ah, sì, scusa, mi stavo dimenticando. Stranamente ha un appuntamento. Grazie, Manuel. Di cosa non si sa. E vabbè, intanto c'è Andrei che è lì, non può agire perché c'è troppo casino a Miami. Tutto bene. Sai, Lona, il malloppo è in banca. Attenzione, parla con Lona. Ok, mi raccomando. Sono qui per concludere la missione. Nessuno deve sapere. Questi segreti celati. Però non posso non pensare. Attenzione, anche lui fa il filo a Deledi, la donna più richiesta di sempre. Le corna di Costantino si elevano sempre più. Invitami in camera tua qualche volta. Sono fidanzato. Attenzione. Lui non lo saprà mai. Fedelissima, proprio. Sì, ma è una questione di rispetto, mio caro. Rispetto. Non tradisci per una questione... Un rispetto enorme che ha Deledi nei confronti di Costantino, allora me lo ricordo nelle prime puntate. Il tuo love affair finirà presto. Non sì, però adesso non menare sfiga, Andrei, voglio dire. Lascia il segno? Mi sa che le ha scavato la diga in passato. Per te. E ovviamente concludo. Attenzione, pratica l'astinenza fino a quando non riesce a trombare con Lona. Ciao. È una scelta che non condivido, ma vabbè, ognuno fa le sue scelte di vita. D'altro canto. Ciao, amore. Non mi chiamare così. Vabbè. Io ti amo. Tu mi persegui. E mi sa che lei non è dell'idea. Io confido di te. È per questo che non indago nella tua vita di Mi sa che non fai tanto io bene. Sono onesta.
Ed è proprio perché ti fidi di me che mi metti le catene. Se non ti fidassi di me, mi sentirei libera. Cosa vuol dire? Prendi un po' di tempo. È il 2DP che più assurdo della storia. Non sono la donna giusta per te. Il mondo è il mio habitat. Ho mal di testa, ho il criceto qui badare. Vabbè, 2DP che... Una stronza inaudita. Lui intanto non sa più cosa fare e si mette a fare le flessioni. Mi sembra giusto. Con sotto la musica classica random. Attenzione, anche a Miami è tutto blu, non c'è il sole, manco a pagarlo. È tutto dannatamente blu. Manco a pagare oro. Ha finito. Si fa tanto per perfezionare. No, adesso anche il monologo interiore di Andrei, poi, io mi rifiuto. Basta un attimo, il cervello va in cortocircuito. Addirittura. Sono collegato all'alta tensione. In che non senso? Non so quale sarà il mio destino. Lo scopriremo vivendo, presumo. Sai, attenzione Lona con la stronza. Per trovare la scatola nera dei miei sogni. Io no, io non sogno, ho solo incubi. Madonna, che pesantezza però. Che quando sogno vivo una seconda vita. Attenzione, attenzione, Inception. The Lady è uno spin-off di Inception, tutto torna. Poi di notte ritorno. Quindi i Black Angels potrebbero vivere solo nei sogni di The Lady e non essere reali. Attenzione. È pesante vivere due volte. Wow. Queste citazioni colte, la donna che visse due volte. Mi logoro. Champagne o analista? E vai. Sì, oppure se fa gli incubi si può anche prendere una camomilla, un sonnifero, al posto di bere champagne, però sono le mie soluzioni un po' da uomo che non se ne intende. Pronto? Intanto... Ciao. Passato un giorno, non ha ancora fatto una minchia, no, Andrei? No, è impossibile, troppa gente. Ci riprovo domani. Ma troppa gente... Vabbè. Cioè, state facendo questo scambio d'affari a Miami, ovvio che c'è gente. Saluti. Credo sia una delle città più popolose degli Stati Uniti, forse no, ma è una città di turismo, vabbè. Wow, che bel vestito. Attenzione, però lei lo provoca il doppiatore, eh. Sai, Manuel, sei il mio migliore amico. No, ha detto che è un amico! Attenzione, in friendzone perenne! Capite? Normalmente la vita è su... Poverino, Lord Friendzone. Guardate la morte nei suoi occhi. Hello darkness, my old friend, proprio. Quando hai bisogno, per te ci sono sempre. Già, che zerbino, ragazzi. Per fortuna che poi nella seconda stagione si riscatta. Che mi viene voglia di lasciarlo per sempre. Ma non illuderlo, poraccio! Ha fatto bene a rubarti la chiave! Ha fatto benissimo! La differenza che non riesco a cancellare in breve tempo. Deve avere il suo corso di estinzione. Ma cosa vuol dire? Guarda lui, che sguardo carico d'affetto e d'amore. In questo momento facciamo scorrere fiumi di champagne. Ma sì, brindiamo! Brindiamo alla friendzone! E purtroppo è finita con questa scena davvero tragicomica di Lord Friendzone che diventa tale. E questa è l'ultima puntata, la preview dell'ultima puntata. C'è Natalia Bush sugli scudi, vedo. E la peppa! Ci sarà tanta bella roba, sostanziosa. E vabbè, non vedo l'ora, proprio Costantino, di vedere quest'ultima puntata. Ma cos'è successo invece nel penultimo episodio? Praticamente abbiamo visto Andrei a Miami che cercava di fare uno scambio di non so cosa con Vito, ma non ce la faceva perché stranamente a Miami c'è parecchia gente e quindi non ha fatto una minchia. E poi il doppiatore della Dingo Pictures è diventato definitivamente il nostro Lord Friendzone e siamo tutti un po' tristi per lui. Ma fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi, fatemi sapere se parteggiate per il povero Lord Friendzone. Del resto tutti noi siamo stati almeno una volta nella Friendzone e quindi probabilmente empatizziamo con lui, con il suo personaggio. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, condividetelo su tutti i social network e seguitemi sui social network. Trovate i link a tutte le mie pagine in descrizione, Facebook, Twitter, Instagram, e vi consiglio anche di iscrivervi al canale Telegram, perché iscrivendovi al canale Telegram rimarrete sempre aggiornati sui miei video, non vi perderete mai una puntata del commentary di The Lady, diventerete vere amiche intime di Mattioschi. È un altro modo per diventare vere amiche intime del
del sottoscritto è iscrivervi al gruppo di Facebook che si chiama Guarda Caso Le Amiche Intime di Matioski. Anche lì, se vi iscrivete, rimarrete sempre aggiornati e farete anche la conoscenza con tanta bella gente, tanti bei gnocchi e tanta bella gnocca con cui conversare amabilmente di deledi e degli argomenti più disparati. Detto questo, vi rimando al prossimo commentary, al commentary dell'ultima puntata della prima stagione di The Lady, e poi magari commenterò Chang Bang, anche se Doris ha avuto la cattiva idea di cancellare la maggior parte delle puntate. Dovrebbero essercene due e basta, dopo vedremo, rimango aperto a suggerimenti su cose che potrei commentare. E detto questo, vi saluto, hasta la vista e appuntamento con il finale di stagione di The Lady.